Ma tu che fai tanto il galletto qua, dimmi un po', che cos'è la fede? Siccome il bacellier s'arma e non parla finché il maestro la questione propone per approvarla, non per terminarla, così m'armava io d'ogni ragione, mentre che ella dicea per essere presto a tal querente e da tal professione. Di! Proprio il maestro, Pietro. Io ho messo una battuta tremenda in bocca a Goldoni quando fa la visita in Vaticano e racconto nelle memorie che lui era miscredente, però aveva un certo rispetto per queste cose. Lui voleva andare a vedere cos'era la processione delle sette chiese che faceva dei carnevali. Lui era Venezia, la regina del carnevale, no? E sai, è andato in Vaticano, lì ha visto delle cose pazzesche, queste file, già c'erano le file con inglese, francese, tedesco, e lui siccome stava per andare in Francia, però non poteva dirlo, perché Francia era stata comunicata, scomunicata, no? C'erano già gli enciclopedisti dal Papa, che lui conosceva perché era stato vescovo di Padova. Allora si mette nella fila dei francesi, va lì e dice, non c'è nessuno che veniva fuori. Veniva fuori una bacchetta e dava due colpi sulle spalle e poi ti indicava un bacino dove si mettevano i soldi. E io non gli ho dati, sono andato via. Dice, dai. E allora io dico, ah, però Pietro, me la sono inventata io la battuta, ma poteva essere, dico, no. Pietro, su questa pietra, mettiamoci una pietra sopra. E questa battuta mi viene un applauso in teatro, quindi l'ho fatta con Che lavoro era di Goldoni? No, era un pezzo tratto dalla memoria e della presenza di Goldoni a Roma, che si chiama Roma dei Papi e delle Commedie. E lui è andato in vita, per l'ha fatto. Lui abitava in Corso. Lui abitava in Corso, vicino alla Piazza del Popolo. Lì racconta come c'era quella corsa di cavalli che avevano una sella tale che più correvano, più coi chiodi si infilavano, pazzi questi cavalli quando arrivavano in Piazza del Popolo. E lui dice, io tengo per i cavalli, diceva Goldoni. Animalista ante litteram. No, no, era per forza, perché era crudele. E poi dice che lo chiamavano a giocare quando c'era Quaresima. Ma anche giochi spinti, roba di senso, lo racconta molto bene lui. E abitava nella casa che c'era il primo isolato da Piazza del Popolo, andando da Piazza del Popolo sulla destra. Abitava lì, quindi lui ha visto questa cosa. L'attuale Largo Gordone? No, 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 più avanti, molto più avanti verso il... Vabbè, allora l'esame. Di, ragazzotto, no? Di, buon cristiano, fatti il manifesto. Fede. Che è? Fa ridere questa cosa, sapendo che fa queste domande, no? Non lo sapeva Dante che faceva ridere, però chi lo sa? Ond'io levai la fronte in quella luce onde spirava questo, poi mi volsi a Beatrice e dico, come i ripetenti che si alzano, suggerisci. sentiamo che questi che si alzano, e si alzano, come dire, a me, e si vai, parte uguale, proprio ripetente, eh? Poi mi volsi a Beatrice e adesso pronte sembianze fammi perché io, mi disse, pronte sembianze fammi perché io spandessi l'acqua di fuor del mio interno fonte. Devo sapere. Allora, la grazia che mi dà ch'io mi confessi, cominciai io dall'alto primo pilo, faccia i miei concetti ben espressi. Spero di esprimermi chiaramente, vuol dire. Cominciai io e seguitai. Come il verace stilo che scrisse, padre, del tuo caro frate che mise teco Roma nel buon filo, Paolo, Fiera Mignotta, dico io, che ha messo l'accento su Roma, e proprio dice chiaramente, filo, no? Tiri e vieni cristianesimo. Come il verace stilo che scrisse, padre,
del tuo caro frate che mise teco Roma nel buon filo? Fede, ecco, bellissima definizione. Vale anche per lei, signora, se la tenga in mente, se la scolpisca. È di Paolo. Sì, sì, lo so. Fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi. È una definizione mostruosa, no? Per la quale bisogna pigliare i calci nel culo tutti e tre, Pietro, Paolo e Dante che la ripete, però è di una chiarezza omicida, io direi, addirittura. Però dopo pian piano, Dante era acrobata, tira i fili per cose sue. Allora, fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non perventi, e questa pare a me sua qualitate. E allora udì, direttamente senti, se bene intendi, perché la ripose tra le sostanze e poi tra gli argomenti. Questo lo capiscono solo loro. Però è una cosa atomistica, di origine aristotelica, ma trasferita nel dogma e nel falsario. No? Quindi questo paradiso difficile, adesso concludiamo, ma credo che dovremmo fare un'altra cosa. Sai dov'è il birbante? Il barbante che mi convoca, dove sta? Eccolo qua. Ah, eccolo là. Bisogna che facciamo, perché adesso posso finire all'una? Sì. O no? È l'ora del pappi, come dice Dante. È l'ora del pranzo. Pappo in dinti. Esatto. Il pappo in dinti. Io mi chiedo, chiedo scusa perché sto in bicicletta, devo arrivare a San Basilio, per cui c'è un lungo tratto. E ben gli sta. Allora io ho la roba. Però possiamo anche... Arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora, questa è sempre continua l'esame. E qua gli domanda sullo Spirito Santo e anche il Signore.